Il volume d'allenamento è diventata una variabile per quel che riguarda i parametri del carico molto importante. Ci sono tantissimi studi che dimostrano che, come in ambito di allenamento contro resistenze, quindi parliamo di allenamento per la forza e per la massa, con i pesi o corpo libero oppure un misto tra le due cose, che hanno messo in evidenza come una grande quantità, un grande volume per un dato esercizio, per un dato gruppo muscolare, per una data skills, un po' la chiave per ottenere risultati in termini di sviluppo forza, massa e anche delle performance. Ti invito ad andare a vedere un po' l'articolo che ti ho lasciato qua sotto in descrizione per approfondire tutto questo discorso, dove ti ho messo anche tutti i riferimenti e gli articoli scientifici. Il volume va anche un attimino riconsiderato alla luce proprio di tutti questi studi, perché tu potresti fare 5 serie per 10 ripetizioni per 100 kg, totale fa 5.000 kg come tonnellaggio totale. Allo stesso tempo tu potresti fare 5 serie per 20 ripetizioni per 50 kg e di nuovo andiamo ad ottenere un volume complessivo di 5.000 kg, ma capisci subito che gli stimoli sono differenti, quindi conviene riconsiderare il volume. Un po' come anche dice Eric Helms nel suo libro, un ottimo libro di cui ti consiglio caldamente la lettura, consiglia di riconsiderare il volume andandolo a identificare solamente come numero di set che vai a fare a una data intensità di carico, che sia al 70, all'80, al 90% del tuo 1 RM. Gli studi hanno anche dimostrato che ci sono vari range di lavoro che sono utili per ottenere ipertrofia, dalle 4 fino anche alle 20, 25, 30 ripetizioni. Però è chiaro, risulta cioè chiaro e intuitivo, che i carichi, l'intensità di carico tra il 70 e l'80 e l'80% del tuo RM distribuiti su un grande volume settimanale è un po' la chiave vincente per ottenere forza e ipertrofia insieme. Forza e ipertrofia, alla luce anche di questi sistemi di allenamento in multifrequenza, alla luce di questi studi, sono ancora di più due facce della stessa medaglia. Il volume è anche la chiave, come dicevamo, per ottenere risultati. Pertanto, se non riesci a ottenere, migliorare le tue performance, non riesci ad aumentare i carichi, non riesci a migliorare una data skills o un dato esercizio, la chiave vincente potrebbe essere il volume. Probabilmente stai facendo troppo poco volume su base settimanale. Indicativamente, come suggerisce anche Eric Helms nel suo libro, converrebbe lavorare da un minimo di 10 a un massimo di 20 set per un determinato gruppo muscolare o per un esercizio su base settimanale. Quindi questa forbice 10-20 è piuttosto variabile, infatti in determinati periodi dell'anno, a seconda di in quale punto della programmazione ti trovi, ovviamente questo 10-20 shifta, magari ti attesti sul valore più basso per poi spostarti magari su il valore più alto nelle fasi di accumulo. Andremo ad approfondire in altri articoli, in altri video, ancora questo discorso sul volume. Sappi che comunque da osservazioni sia sugli studi che sul campo, questa forbice 10-20 set indicativamente, anche a seconda dei periodi in cui ci troviamo, ad un'intensità di carico 70-80% del tuo 1 RM, è la chiave vincente per ottenere appunto guadagni in termini di forza e di massa. Andremo anche ad approfondire in prossimi articoli la relazione appunto che c'è tra sviluppo della forza e sviluppo della massa muscolare, che come detto sono due facce della stessa medaglia. Applicato al calisthenics, questa forbice è ottima soprattutto per tutti quegli esercizi che sono considerati un po' esercizi di dinamici, di potenziamento, quindi trazioni, piegamenti, handstand push-up, planche push-up, front lever, soprattutto per le skills più tecniche o per le skills più tecniche e di forza massima, come i levers, come i planche e i front lever, converrebbe fare un ulteriore ragionamento. Conviene avere una forbice un attimino più ampia e spostata verso l'alto, in particolar modo ad esempio su una skill come la verticale, che è molto tecnica, è una skill che si allena con grande frequenza anche tutti i giorni, purché si mantenga sempre un certo disavanzo dall'esaurimento muscolare, necessitano di un volume ancora maggiore. Allora forse qua conviene stare sulle 20-30 serie
a settimana proprio per ottenere risultati. Ma questo è solo una considerazione, una speculazione, non ci sono studi su questo, è una mia considerazione personale che arriva appunto dalla mia esperienza sul campo dopo aver trascorso tanto tempo e aver allenato decine di persone. Bene, ti invito ad andare a leggere l'articolo qua sotto in descrizione e ci vediamo in un prossimo video.